Naufragi e nuovi approdi. Il nuovo libro di Franco Gabrielli fa il pienone a Genova nell'auditorium del Museo del Mare. Grande partecipazione per la presentazione del libro del sottosegretario, in passato capo della Protezione Civile Nazionale, organizzata da Federlogistica in collaborazione con Fondazione Primavera. È stata un'importante occasione di approfondimento sul tema dell'economia del mare e delle prospettive della protezione civile del nostro paese, partendo dal caso concreto dell'emergenza della Costa Concordia di 10 anni fa. Erano presenti all'evento numerose istituzioni, a partire dal sindaco Bucci e dalla presidente della Commissione Trasporti alla Camera Paita e tutti gli stakeholders del mondo portuale. Per me è un onore essere qui oggi per presentare questo evento, questa presentazione del libro scritto dal sottosegretario Gabrielli, che insomma, diciamo che a livello di attività per il nostro paese ne ha fatte molte e le ha fatte bene. Il nostro presidente Luigi Merlo e il dottor Porcellacchia, che sono chiaramente presenti sul palco, no, per ripercorrere quelle che sono le parti fondamentali trattate all'interno di questo libro. Questo libro che parte da quello che è il racconto di un'emergenza che purtroppo ha segnato, no, in maniera negativa quello che è l'immagine, no, del nostro paese. Una cosa che non doveva capitare, però purtroppo è successa. Però è una cosa che ha comunque dimostrato la capacità e l'abilità di sapersi rimettere in gioco, di non farsi prendere dallo sconforto e di andare avanti. E l'ha dimostrato con l'intervento, chiaramente, che è stato fatto per il recupero, dove ha visto protagonista la nostra città e l'ha vista protagonista con sforzi davvero importanti. Il sottosegretario, che allora rappresentava la protezione civile, ha chiaramente diretto in maniera esemplare. Allora ricordo che comunque era presidente di autorità di sistema portuale Luigi Merlo e allora era comunque assessore regionale l'onorevole Raffaella Paita, che è qua presente in prima fila. Quindi un ringraziamento, un ricordo, perché tutte le istituzioni hanno collaborato in maniera sinergica ed egregia per cercare di sistemare quello che non doveva accadere. Quindi questo momento di riflessione credo che sia importante. Ogni tanto è importante, per utilizzare una terminologia legata, no, al libro, fare il punto nave della situazione per comprendere, no, i fatti, per comprendere le spiegazioni, per trarne un esempio che comunque serve poi, no? Perché oggi ci siamo trovati negli ultimi 2 anni ad affrontare un'altra emergenza molto grave, che è la pandemia, no? E questo di nuovo ha messo a dura prova il sistema paese, sia nei termini degli aiuti alla popolazione, sia dal punto di vista sanitario, ma sia anche dal punto di vista politico, no? E quindi aver fatto esperienza della gestione, chiaramente, di quello che è un'emergenza, sicuramente ogni volta aiuta, no, il nostro paese a essere migliore, aiuta ad andare avanti. E con questo io lascerei appunto spazio ai relatori e rinnovo davvero il saluto alle istituzioni presenti, alle persone presenti. È arrivato anche ora il nostro sindaco, e ringraziamento per essere qua con noi per portare avanti questo momento di riflessione. Grazie. Grazie Davide, saluti a tutti. E benvenuto al sindaco Bucci, che è arrivato tra l'altro in congruo anticipo, quindi diciamo no, non tutti sanno che c'era l'update alle 17:15. Siamo molto in anticipo, quindi complimenti al sindaco, sempre un razzo nel venire nei posti dove bisogna essere. Allora, buon pomeriggio a tutti. Io devo dire che vorrei tenervi qua un paio di ore a dirvi tutto quello che sento io nel parlare di questa emergenza.
di questa storia, tutto quello che sento io nel parlare con il sottosegretario, con cui ho condiviso in maniera molto, molto più umile il fatto di essere commissario, quindi con la necessità di prendere decisioni. Vedo che mi ha guardato e ha capito subito dove voglio arrivare. E io vorrei iniziare la storia dicendo questo. Io quel gennaio ero in America, vivevo là. Sono andato in ufficio molto presto al mattino, come era mio solito fare. La prima cosa che vedo sul computer è questa storia. E dopo circa un quarto d'ora, 20 minuti, i miei colleghi cominciano a entrare in ufficio e dire: ma cosa fate voi italiani? Siete sempre i soliti. E insomma, ho ricevuto tante di quelle note cattive che la metà basta. Quando hanno rialzato la nave e l'hanno portata, diciamo così, di nuovo in posizione corretta, ecco, ho ricevuto molte più notizie, informazioni, commenti positivi che non di quelli negativi. Quindi il fatto di passare dal naufragio al nuovo approdo, per me la Concordia è stata un'esperienza che mi ha detto come passare da una brutta immagine di visibilità mondiale a una bellissima immagine di visibilità mondiale, dove abbiamo fatto vedere che, e guarda caso, voglio dire, non è che mi commuovo, ma se penso al ponte è un po' esattamente la stessa storia, una tragedia che noi italiani siamo riusciti a cambiare in una grande visibilità e un'opportunità grande per far vedere quanto siamo, non voglio dire quanto siamo bravi, ma quanto siamo capaci di fare le cose bene. E Concordia è un'esperienza, secondo me, che ci dice quanto siamo stati capaci a fare le cose bene, non il naufragio, ma come l'abbiamo risolta la cosa. E ho un'altra esperienza che volevo raccontare. Quella notte, la notte del 20, tra il 26 e il 27, io ero in mare con la mia barca e tornavo su dalla Corsica. Era una notte, se voi lo ricorderete bene, di grande tramontana, soffiava la tramontana forte. E chissà quando si va per mare, arrivare verso il Mar Ligure, cioè dalla Corsica a Genova, con la tramontana vuol dire prendere delle onde pesanti. Abbiamo passato tutta la notte a prendere onde pesanti e ogni mezz'ora sul canale 16 c'era il warning, attenzione, attenzione, stanno portando, tutto il mondo, tutto il Mediterraneo sapeva che stavano portando la Concordia a Genova. Sentivano parlare di Praga, sentivano parlare di Genova, e la mattina quando siamo arrivati a Genova noi l'abbiamo vista lì proprio davanti a Praga, che aspettava il vento, che calasse il vento per poter rientrare. Ecco, anche questa è un'immagine di quelle che ti rimangono per tutta la vita. Sono cose che qui non solo ci si affeziona, ma rimangono lì e sono ricordi che servono a testimoniare tutto quello che è stato fatto da questo punto di vista. Ho più l'immagine del commissario, cioè di chi deve prendere delle decisioni, decisioni difficili, con tanta responsabilità, ma le deve prendere e alla fine qualcuno si deve muovere. Ebbene, io quando hanno iniziato l'operazione per tirare sulla nave, che penso sia stata forse la decisione più difficile, non lo so, ma me lo dice lei, poi quelle decisioni sono state decisioni difficili, ma quella sono sicuro che fosse stata una decisione difficile. Ecco, chi ha vissuto quei momenti, avendo preso la decisione, sapendo che ci ha messo la faccia, sapendo che tutto il mondo dirà se è stato bravo o se è stato cattivo, ecco, io ammiro queste persone che sono in grado di fare questo lavoro, perché sono queste le persone che riescono a cambiare le cose, e chi ha avuto questa esperienza ha tanto da raccontare. Il libro che oggi ci introduciamo è un libro che racconta l'esperienza di chi ha dovuto prendere queste decisioni e di chi ha dovuto scommettersi, perché se tutto andava male forse non saremmo qui, parliamo in italiano, se tutto fosse andato male forse non saremmo qui, ok? Ecco, a parlarne. E invece uno prende le decisioni. Io non voglio dire che ho fatto la stessa cosa, molto più in piccolo, ma quando noi abbiamo deciso di far esplodere il ponte è stata una decisione di questo tipo, perché lì però a noi ha aiutato molto la tecnologia. Cioè tu prendi una decisione così difficile quando sai che tecnicamente sei appoggiato dalla scienza, da chi le conosce le cose, da chi le ha già fatte magari prima e così via. Quindi c'è qui anche la capacità, quando c'è da prendere una decisione difficile, di circondarsi delle persone giuste, di quelle che hanno avuto esperienza, di quelle che sanno fare le cose, di quelle che sanno quello che tu non sai. Così si riesce a prendere la decisione in maniera migliore. Ecco, tutti questi meccanismi sono parte di questa storia. E quindi io, nel concludere, voglio dire grazie ovviamente al sottosegretario, perché ci ha dato
la possibilità di essere orgogliosi di essere italiani. Voglio ricordare quello che successe 10 anni fa di questi giorni proprio. Io mi sono trovato catapultato nel mondo Concordia. Quindi abbiamo assegnato l'attività a Taita e Micoperi e abbiamo incominciato tutti insieme, formando una squadra formidabile, a ingegnerizzare il metodo, con una grandissima difficoltà che è quella che i dati di partenza, le condizioni al contorno per la progettazione non erano esattamente definite. Però cosa abbiamo fatto? Nel tempo che avevamo a disposizione, tra l'altro poco, abbiamo fatto delle ipotesi, alcune di queste ipotesi sono rivelate corrette, altre un po' meno, però quello che ci ha aiutato molto è stato la disponibilità anche degli assicuratori di concederci di fare delle ingegnerizzare il progetto usando dei coefficienti di sicurezza che di norma sono molto più bassi, quindi abbiamo usato dei coefficienti di sicurezza più alti, ovviamente a scapito dei costi, però a vantaggio della sicurezza, ben consci che non avevamo una soluzione di emergenza nel caso non fosse andata a buon fine il primo tentativo, non ci sarebbe stata altra soluzione che se non quella di tagliare la nave sul posto, che era quello che non volevamo fare. Grazie. Intanto ringrazio il sottosegretario e per una volta tanto, non faccio mai, ringrazio Lella perché ci ha aiutato a convincere il sottosegretario a venire. Io, dato che il libro è bello e secondo me avrà successo, do qualche spunto per la stampa per un nuovo capitolo finale che riguarda la parte genovese. C'è una parte del libro che poi si inserisce su questo, che è molto, molto interessante e bella. E mette insieme due importanti mondi, quello della protezione civile. Il nostro mondo, quello dell'economia marittima, anche oggi soffre ed è in difficoltà perché non ha mai avuto un padre come Zamberletti. Perché come Gabriele ricostruisce bene, come dire, l'incredibile sagra di proposte, di candidature, in porti che non avevano né competenze né infrastrutture, lui parla esattamente di come veniva esteso il concetto di grado di accoglienza, di capacità di accoglienza, perché in realtà nessuno dei porti che si candidava aveva quella capacità. C'è poi la vicenda, come dire, drammatica, che lui pone in maniera molto seria, di Piombino, che detta oggi in qualche modo è risibile, ma partecipando a quelle lunghe conferenze dei servizi alla sede della protezione civile, e quindi questo elemento dimostra la sottovalutazione anche politica, il fatto che una persona, anche scontrandosi con rappresentanti del governo e Gabrielli fa nome e cognome in maniera molto precisa e puntuale con coraggio, ha dimostrato come il senso, il tema è vero, è la responsabilità, come ricordava Bucci, rispetto alla gestione della pubblica amministrazione. Bene, adesso diamo la parola all'autore, quindi grazie. Lasciamo la parola a lui che grazie. Ci condurrà veramente nel cuore del suo libro. Grazie. Grazie anche di questa presentazione sempre particolarmente generosa. Intanto io saluto questo parterre du roi, il sindaco che per me è sempre il padrone di casa, poi il rappresentante del governo, un saluto particolare alla presidente Paita. La bellissima fotografia che è vera, cioè i gabbiani sono veri, cioè è una bellissima fotografia fatta dal fotografo del Dipartimento della Protezione Civile. Ma nella fotografia io ho preteso un Photoshop che fosse eliminato Costa Concordia, perché come nel titolo vedete che non viene mai riportato il brand Costa. E questo è stato da parte mia anche qui la restituzione di quello che io ho ricevuto da quei compagni di strada. Ma se non ripensiamo complessivamente a quelle che sono, a quella che è l'architettura della pubblica amministrazione, saremmo ancora in qualche modo destinati ad affidarci ai commissari di turno, che si dovranno fare in qualche modo carico di responsabilità laddove riterranno opportuno, necessario, conveniente farsene carico, e sarà un paese che invece di avere una visione prospettica vivrà sempre e comunque l'esito delle emergenze di turno. Grazie.